Non appena compaiono i perdenti, gli lanciamo addosso questi palloncini d'acqua. Sì, sarà davvero divertente! Questo è per non averci venduto la loro limonata. Li avevamo avvertiti! I perdenti devono ricordare chi è il più figo del campus. Allora, ragazzi, oggi dobbiamo vendere 100 bicchieri di limonata e 50 gelati come minimo. Wow, 50 coni! Non sono troppi! Assolutamente no! Ieri abbiamo venduto 45 coni e non sono bastati per tutti, quindi oggi dobbiamo venderne di più! Ah! Forse mi è entrato un ragno nei pantaloni! Calmati, non ci sono ragni! Più vendiamo, più facciamo soldi! Ragazzi, stanno arrivando! Preparate i palloncini d'acqua! Ehi, perdenti! Cosa volete? Che cosa? Questo è per la limonata! Ve l'avevo detto che sarebbe stato divertente! Ciao ragazzi! Ciao ragazze! D'accordo ragazzi, facciamoci una partita a biliardino! Va bene! Doug, dove pensi di andare? Non sai nemmeno giocare! Io non so giocare! Ma se ti batto in un attimo! Scommettiamo? $100! Scommettiamo! Best, dai inizio al gioco! Non sto capendo niente di questo gioco. Adesso siamo tutti bagnati a causa di quei cretini. Andiamo a dire tutto a Camille, se la vedrà lui con loro. Sì, andiamo a dirglielo. Amina, guarda, qualcuno ha gettato dell'acqua sui perdenti. Non mi interessa, continuiamo a giocare. Yes! Steph, non vorrei dirtelo, ma hai fatto gol nella tua porta. Cavoli. Ragazze, adesso tocca a noi giocare. Cististi, non è che potresti aspettare fino a che non finiamo di giocare? Noi non vogliamo aspettare, dobbiamo giocare ora! Cos'è? Avete problemi di udito? Ve l'ha detto chiaro e tondo, aspettate un po'! Ragazze, per favore, dobbiamo giocare! Io e Doug abbiamo scommesso $100! Sparite, sto perdendo e voglio la mia ricompensa! Ok, abbiamo capito, non volete fare le brave, faremo i cattivi! Sputa la pallina! Doug, sei forse sordo, ridacci la pallina! Doug, hai ingoiato la palla? Ve la siete cercata, dirò tutto a Camille e risolverà lui il problema. Non ce ne importa niente, non abbiamo paura di Camille. Attento a non affogarti. Cavoli, il tuo nuovo lucidalabbri è molto carino, è nuovo. Già, ho un nuovo lucidalabbri e anche un nuovo mascara. Capito, potresti prestarmelo? Certo, amica mia, tieni. Camille, guarda che scarpe ho trovato! Voglio ordinarle! Sono fantastiche! Puzzle, fammi vedere! Nice, togli quei piedi puzzolenti dal tavolo! Non sono puzzolenti, cambio i calzini ogni giorno! Ragazzi, abbiamo un problema! I cestisti ci bullizzano di nuovo! Stavamo giocando a calcio a balilla e ci hanno cacciato via! Sono impazziti! Andate a occuparvi di loro! Già, raddrizzateli! Quei giocatori di basket hanno davvero esagerato! Questo siamo tutti bagnati! E adesso non possiamo più vendere la limonata! I giocatori di basket hanno proprio esagerato! Stanno tormentando il campus! Andiamo a sistemarli! Hanno dimenticato chi comanda qui! Andiamo! Hai perso! Dammi $100! Non te li darò perché hai imbrogliato! Ma cosa dici? Io non ho imbrogliato! Sei tu l'imbroglione! Doug, non è giusto! Hai scommesso! Te l'ho detto, te li darò quando li avrò! Ok, il vostro gioco è finito. Ragazze, ora potete giocare! Ma che succede? Per caso hai dei problemi? Abbiamo detto che ora tocca a noi, ragazzi! No, sarete voi ad avere dei problemi se non ve ne andate entro un secondo! Bene, un secondo è passato, e ora? Volete fare a botte? E allora facciamolo! Oh, mi chiama mia mamma. Pronto, mamma? Non posso parlare, ora sono al campus. Sta per scoppiare una rissa. No, no, non sono io a combattere, giuro. Mamma, ma per favore. Mamma, non voglio tornare a casa. Uffa, mamma. Che piagnone. Quindi volete fare a botte, eh? Allora andiamo in palestra e risolviamola lì, da veri uomini. Certo, andiamo e risolviamola. Wow, che bel video. Lo mando nella chat del campus. In chat che Camille e Benz sono di nuovo ai ferri corti, stanno organizzando una rissa in palestra! È un peccato.
peccato che oggi non lo vedremo, perché oggi dobbiamo andare a fare shopping. Che cosa, Olivia? Lo shopping è cancellato. Il mio Benzi andrà a fare una rissa oggi e dovrò esserci lì per lui. Questo diavolo di Benzi. Allora, chi è il primo? Non ci importa chi prendiamo a pugni. Sistemeremo tutto velocemente e torneremo a giocare a calcetto. Ascoltate, cestisti, non siete per niente cool come volete far credere a tutti noi. Ho fatto una piccola ricerca su di voi e ho trovato qualcosa di interessante. E cosa avresti trovato in uno di quei libri, secchioncella? Ora ve lo dico, tu, Danzo, ti sei fatto la pipì addosso in prima elementare. Io? Non mi sono mai fatto la pipì addosso. Piscia sotto. E adesso tu, Benz, una volta una ragazza ti ha picchiato e ti sei messo a piangere. Cosa? Benz, è vero quello che ho detto? Ma credete davvero a questa secchiona? Sta mentendo! E ora tocca a te, Doc. Questa è la parte più interessante. Nella tua ultima scuola, prima del campus, tu eri nella squadra dei perdenti. Se non crederle, sono sempre stato figo. Ne parleremo più tardi. Se scopro che eri davvero un perdente, ti caccio dalla squadra. Non ho bisogno di perdenti. Che dite? Continuiamo? Oh, invece voi siete santi e non avete mai fatto niente di sbagliato? Chiunque può sbagliare, dov'è il problema? Ma allora eri davvero un perdente? No, ho detto che sono sempre stato figo. Facciamo una cosa, giochiamo a Hai mai fatto? Così scopriremo chi ha fatto cosa. Io, per esempio, non ho mai fatto errori. E facciamolo, regola numero uno, non mentire. Benz, ero davvero figo, non crederle. Ho detto che ne parleremo dopo. In questo gioco non si può mentire, quindi ognuno di noi dovrà dire la verità e soltanto la verità. A partire dai perdenti. Giuro che non mentirò, giuro. Non sono un bugiardo. Giuro che non mentirò mai. Prometto, la rappresentante non mente mai, lo giuro. Giuro anch'io. Lo giuro. Io non mento mai, giuro. Giuro. Benz non mente, giuro. Giuro. Io dico sempre la verità. E allora la prima domanda è per il cestista Benz. Perché devo essere io il primo? Va bene, qual è la domanda? Sei mai andato in bagno senza la carta igienica? Beh, se non c'era? Se non c'era? Sì, mi è successo. Voglio proprio vedere. Ok, adesso tocca a me. Chiedo a... Laura! Sono un po' preoccupata. Laura, sei mai venuta al campus senza biancheria intima? È un po' imbarazzante parlarne, ma di solito non metto mai il reggiseno. Non ci credo, Dila, ne hai sentito? Laura viene al campus senza reggiseno, fantastico! Ora farò una domanda al mio ragazzo. Vediamo se è interessante. Benz, voglio sapere se tu hai mai sbirciato nelle spogliatoie delle ragazze. Incredibile. A questo punto voglio saperne di più. Beh, ma io ho spiato te. Va bene, se stavi sbirciando me, allora ok. Avete visto quanto sono stato onesto? Benz, ma non è vero. Quando spiavamo nello spogliatoio c'erano molte ragazze. Io guardavo solo Laura. Comunque, ora la mia domanda è per... Camille! Hai mai preso soldi dai tuoi genitori senza chiedere? Beh, lasciami pensare. Penso di sì. Probabilmente... Sì. Non ho rubato, ho solo preso. Non so se si può considerare furto, ma sì, ho preso. Almeno Camille è stato onesto. Ora la prossima domanda è per... Olivia, ecco qui.
Sei pronta, Olivia? Va bene, Camille. Olivia, hai mai fumato sigarette? Sai la risposta dopo il rullo di tamburi? E stop! In realtà non voglio farlo mai più. Hai sentito, Laura? La tua amica non sembra proprio una santa. Ho detto di aver fumato solo una volta. E poi non credo che tu non abbia mai fumato una sigaretta. No, non l'ho mai fatto. Basta, ragazzi, adesso tocca a me fare una domanda. Amina, tocca a te. Ok, sentiamo. Per caso mi hai rubato in un negozio? Direi no. È vero, dici di vero. No, è vero, assolutamente vero. E poi non lo farei mai. Non è vero, Amina. Io ricordo perfettamente che tu hai rubato. Sì, lo hai fatto, ricordo quando eravamo andati in vacanza in Thailandia. Sì, l'hai fatto. Ma non è vero, tu ti ricordi male. Guarda che mi avevano prestato una cosa da provare e poi l'avevi restituita. Scusa, amica, ti ho vista rubare una gomma in un negozio. Ma non l'ho rubato. Basta, cambia il turno. Ascoltateci, esisti, una volta ero in una libreria e volevo davvero rubare questo libro perché era molto costoso, ma non l'ho fatto perché sono una persona molto onesta e voglio comprarlo con i miei soldi. Informazione molto utile, Ponka. Ok, ora tocca a Bubble. Tieni, Bubble. Hai mai fatto la pipì mentre eri a mare? Oh! Se dici di no, non ti credo. Che schifo! Se mai vedrò Bubble al mare, non entrerò mai in acqua dopo di lui. Sicuro avrà fatto pipì. Tutti hanno fatto pipì nel mare almeno una volta. Dylan, tu l'hai fatto? Sì, è successo. Ecco. Comunque, la mia domanda è per... Dylan. Sono pronto. Dylan, hai mai baciato una ragazza con la lingua? Accidenti. Non so neanche cosa dire come uomo rispettabile. Chi l'ha fatto? Hai sentito, Dance? Anche un perdente ha baciato una ragazza con la lingua e tu no. Come sarebbe? L'ho fatto anche io, giuro. Ok, ora faccio io la domanda all'amministratrice Mandy. Mandy, ti sei mai messa le dita nel naso in presenza di altre persone? Ora sii onesta. No, non ci credo, sto mentendo. Già, neanch'io ci credo. Perché non dovreste credermi? Non mi sono mai scaccolato davanti agli altri. Deficienti. Avanti, su, qualcuno faccia una domanda anche a me. Ho una domanda per Duck. Laura, dallo a Duck. Duck, hai mai scorreggiato davanti ai tuoi amici? Dai, rispondi. Hai giurato. È normale. Ho capito. Per questo c'è sempre puzza nel nostro spogliatoio. Duck il puzzone. Come se voi non aveste mai scorreggiato. Tutti lo fanno! La mia domanda è per Puzzle, passateglielo. Ok, Puzzle. Hai mai indossato biancheria intima femminile, tipo mutandine, reggiseni? L'ha fatto, sicuramente l'avrà fatto. Se dice di no, sta mentendo. Biancheria intima, no.